dritta, la schiena dritta. Noi non vogliamo, perché ce lo siamo detti per le strade, ce lo siamo detti tutti per le strade, non vogliamo svegliarci più la mattina e dover leggere titoli di giornale di cui vergognarci, non vogliamo più che nei giornali si parli di comitati di affari politico mafiosi. Alcamo deve diventare un modello per la nostra Sicilia, e lo possiamo fare con una grande rivoluzione culturale. Con una grande rivoluzione culturale. La nostra amministrazione dovrà sostenere, non c'è alternativa, tutte le realtà associative che fanno cultura, volontariato, che lavorano nel sociale. E sapete come si può fare, perché ne abbiamo parlato fino a ieri con molte realtà associative. Prendiamo l'elenco dei beni confiscati alla mafia, utilizziamo i fondi europei della nuova programmazione che prevedono fondi per la ristrutturazione degli immobili confiscati ai mafiosi e glieli assegniamo, perché questa è una battaglia culturale di civiltà, diamo un segnale forte. Lo possiamo fare, siamo un passo dal poterlo fare. Possiamo fare diventare il Collegio dei Gesuiti, il Museo di Arte Contemporanea di Alcamo, lo abbiamo chiamato il MACA, ogni città che si rispetti ha il Museo di Arte Contemporanea, noi ce l'abbiamo, è pronto, ma lo dobbiamo fare funzionare, possiamo fare residenze per gli artisti, possiamo unirci a realtà virtuose che sono a Mazzara, che sono a Favara, collaborare con tutte le realtà siciliane, creando rete, è questo che fa il Movimento 5 Stelle, e noi ce l'abbiamo a portata di mano. Ce l'abbiamo a portata di matita, basta una semplice inizio nel posto del giusto e saremo su quel pallone. Signori, concittadini, io vi invito veramente a riflettere se questa è un'occasione da perdere, e dopodiché scegliete in serenità. Noi vogliamo che questa sia una città che riscopra anche il piacere del voto libero, e già lo ha dimostrato il giorno 5. Questo esercizio, forse inedito, che forse qualcuno aveva dimenticato, riprendiamolo, rifacciamolo giorno 19. Scegliamo serenamente, siamo al ballottaggio con due schieramenti, è chiaro che oggi non avete più una vasta scelta. Siamo due a contenderci questa grande responsabilità. Questa responsabilità, attenzione, perché di questo stiamo parlando. Noi siamo pronti a prenderla e a condividerla con chi vorrà darci una mano, con 5 minuti al giorno, con 10, diventando un attivista. E vorrei lasciare la parola ad Alessandro, chiedendovi soltanto un favore, chiedendovi di fare un magnifico applauso a quelle 10 persone che nella nostra lista rimarranno fuori dal Consiglio Comunale, ma che sono degli splendidi attivisti che si sono impegnati e che lo faranno ancora. Arrivederci a lunedì, grazie a tutti, un abbraccio caloroso a tutti, portatelo a tutti quelli che non sono potuti venire, agli anziani e coloro i quali avevano impegni. Grazie a tutti. Buonasera a tutti e grazie. Voi dite che con più semini più raccogli, sono 3 anni che combattiamo giorno dopo giorno in quel palazzo che più che il Parlamento della Repubblica è una vasca di squali. Considerate che a 10 metri da dove siamo seduti noi del Movimento 5 Stelle ci ha seduto l'autista del fondatore della nuova Camorra organizzata, Raffaele Cutolo. L'autista si chiama Luigi Cesaro ed è deputato di Forza Italia, e quando entra in Parlamento i carabinieri si devono anche mettere sull'attenti. A 30 metri da dove siamo seduti noi c'era uno scranno vuoto, è stato vuoto per tanto tempo, anche se percepiva lo stipendio, colui che occupava quello scranno vuoto. E quello scranno apparteneva a un tal Francantonio Genovese, arrestato del Partito Democratico, uno che rubava i denari destinati alla formazione professionale dei giovani siciliani, e poi magari andava in televisione a parlare di occupazione per i giovani siciliani. In quel palazzo non decidono i parlamentari del PD, di Forza Italia, decidono i lobbisti che gli hanno finanziato la campagna elettorale. Quando si approva la legge finanziaria, si
si approva in una commissione che è appunto la commissione finanza, la commissione bilancio, nell'anticamera è pieno di lobbisti. Chi sono i lobbisti? Coloro che hanno supportato le campagne elettorali di questi politici e quando devono appunto approvare la legge finanziaria gli piazzano, gli dettano determinati emendamenti che poi diventano legge dello Stato e restituiscono il favore al lobbista che ha permesso al politico di essere eletto grazie a sostanziosi finanziamenti delle loro campagne elettorali. È così che per esempio la Total è riuscita ad ottenere quel famoso emendamento Tempa Rossa che ha aiutato il fidanzato del ministro dello sviluppo economico ex Guidi, perché questo ha fatto Renzi, lo ha nominato nel Ministero dello Sviluppo Economico, che è un ministero che si occupa di energia, un ministro, la Guidi, che ha interessi privati nel settore dell'energia, fidanzata con un tizio che ha interessi privati nel settore dell'energia, e piazzano gli emendamenti a favore dei fidanzati dei ministri, roba che se l'avesse fatto Berlusconi apre il cielo, però lo fa la falsa sinistra ipocrita e tutto gli è concesso in questo paese, dove l'ipocrisia ha fatto più danni del malaffare di costoro, la disonestà intellettuale di questi ipocriti di sinistra che fanno macelleria sociale, che hanno distrutto l'articolo 18, che hanno distrutto la sanità pubblica. E tu dici, ma perché sono crudeli? No, è sempre una questione di soldi. Se voi leggete quei pochi, perché non li ha pubblicati tutti, finanziatori delle fondazioni renziane e della Leopolda, scoprirete che tra finanziatori di Renzi ci sono molti, molti, diciamo, proprietari di grandi cliniche private. Danno i quattrini al Presidente del Consiglio, il quale restituisce il favore di fatto facendo tagli verticali, orizzontali, tagli di ogni tipo al sistema sanitario nazionale pubblico, favorendo di fatto la sanità privata. In questo paese 10 milioni di persone o non si curano perché non hanno il denaro sufficiente per curarsi, o si curano in ritardo, e se ti curi in ritardo rischi di ammalarti ancora di più e di morire, oppure si rivolgono alla sanità privata, chiaramente facendo un grande favore ai finanziatori del Presidente del Consiglio. È tutto calcolato. Questi gli faremmo un favore se pensassimo soltanto che sono cialtroni, e lo sono spesso. Sono diabolici. Sono diabolici, hanno tutto organizzato e pensato. Quando ci danno i bonus in cambio di diritti, lo fanno perché a un certo punto a noi popoluccio ci hanno tolto poco a poco alla volta i diritti. Ve l'ho raccontata l'altra volta la storia della tartaruga, eravamo qua in piazza, forse non, della rana nella pentola, ve l'ho raccontata in piazza, forse no. Immaginate perché sta succedendo questo negli ultimi 30 anni, immaginate una pentola di acqua bollente, l'acqua bolle. Prendiamo una rana viva, ce la mettiamo dentro, la rana sente che l'acqua sta bollendo, scappa, dà un colpo diciamo di zampa e si salva la vita perché capisce che morirebbe stecchita, bollita. Immaginate voi la stessa rana, la prendiamo e la mettiamo in una pentola di acqua fredda e mettiamo questa pentola sul fuoco. Poco a poco la temperatura sale, la rana non si rende conto che sta avvicinandosi alla morte e muore stecchita, bollita. È quel che è successo nel nostro paese negli ultimi 30 anni. I diritti non ce li hanno tolti uno alla volta, tutti assieme, scusate. Così magari ci saremmo organizzati, ci saremmo incazzati e li avremmo presi a calci nei deretani, defenestrandoli dai palazzi istituzionali. No, i diritti ce l'hanno tolti poco alla volta, lentamente, e ogni qualvolta vedevano che il popolo era lì lì per insorgere, per alzare la testa, tac, metadone di bonus. Ti tolgo il diritto al lavoro, ti tolgo l'articolo 18, distruggo il lavoro, tac, bonus. Ti piazzo la legge Fornero, l'hanno votata tutti, questa infame legge, destra e sinistra, la Meloni, Berlusconi, Bersani, già tutti hanno votato la legge Fornero. Ora che capiscono che i cittadini non li votano più per la legge Fornero, si inventano, soltanto uno slogan, il bonus pensionati. Distruggono la sanità pubblica, però magari si inventano la giornata di cure gratuite una volta all'anno. Distruggono la scuola con la buona scuola, che è un progetto criminale, perché permette l'entrata di privati nell'unico settore rimasto ancora del tutto pubblico. E danno il bonus insegnanti. È tutto calcolato, è metadone per tenerci buoni, per farci chinare la testa,
per farci inginocchiare e ringraziarli per dei bonus, delle mancette che sono sempre soldi nostri, provengono sempre dalle nostre tasse. Non è che Renzi si è inventato gli 80 euro tirandoli fuori dalle sue tasche o stampandoli, sono soldi provenienti dalle nostre tasse, solo che ha tagliato magari ai comuni, indebitando molti comuni al sistema sanitario, e ha dato questi 80 euro prima delle elezioni, salvo poi oggi richiederne indietro ad 1.400.000 italiani. È veramente una vergogna. Ho sventurato un popolo che li ringrazia per i bonus, invece è sovrano un popolo che sta in piedi, che rivendica diritti a testa alta, come deve fare il popolo siciliano, con un popolo eccezionale. Qui c'è l'Italia bella, qui c'è l'Italia per bene stasera, e non sono ruffiano, perché sono ore che state qua. Quanti comizi sono stati fatti qui ad Alcamo in questi 10 comizi, e sempre qui in piazza a parlare, ad ascoltare delle idee di una forza politica di massa che non promette nulla in cambio di un voto, per l'amor di Dio, promette soltanto serietà, coerenza, costanza, impegno, passione, perché ci mettiamo passione, e il rispetto del programma. E il rispetto del programma. È tutta una questione di soldi, sono solo i soldi. Io non li capisco questo, ma che pensano, che si possono portare i quattrini all'altro mondo? Continuano ad accumulare. Certi politici sono così poveri che l'unica cosa che hanno sono i soldi. Sono così poveri che l'unica cosa che hanno sono i soldi. Non ci avranno mai queste piazze, senza storta, senza intermediari, volti sorridenti di un popolo pieno di speranza, pieno di fiducia. Non ce l'avranno mai le piazze piene alle 11:30 di sera. Non ce l'avranno mai la capacità, diciamo, il gusto di passare in mezzo a una folla che ti dà pacche sulle spalle e ti dice soltanto non mollare. Io mai avrei pensato che a dei parlamentari della Repubblica i cittadini dicessero non mollare, ci stai rappresentando, mi hai fatto tornare la voglia di votare, mi hai fatto tornare la voglia di interessarmi della politica. Cittadini fuori le istituzioni che regalano a cittadini dentro le istituzioni ogni ben di Dio, i peperoni cruschi, le passate di pomodoro, l'olio, il primitivo di Manduria, io in macchina c'ho bottiglie di vino, integratori minerali, mi stanno regalando perché sei stanco. Io mai avrei pensato che qualcuno dicesse al parlamentare ti prego riposati, stai attento alla tua salute, tieni, questi sono degli integratori minerali, prendine uno. Pure al giorno non ti passa, succede questo, non è? Succede questo. Guardate, io qui sarò pure un po' stanco, ma penso sempre che i sacrifici veri li fanno gli esodati, quelli che lavorano all'Ilva, i padri e le madri di famiglia si fanno un sedere enorme per portare a casa un pasto, figurati. Certo, si vede, io credo che sia visibile che ci stiamo mettendo l'anima, perché non gliela vogliamo dare vinta, perché più ci infangano più riempiamo le piazze, più mentono sul movimento e più ci tagliamo gli stipendi e sosteniamo la piccola e media impresa, cosa che ad Alcamo deve essere la priorità, ad Alcamo la priorità, piccola e media impresa, turismo, Alcamo Marina, che deve essere zeppa di turisti, di stranieri che vengono a portare i soldi qui, e agricoltura sostenibile, così riparte del tutto e diventa veramente una città all'avanguardia a livello mondiale, perché qua c'è tutto, c'è turismo, c'è cultura, ciullo d'Alcamo, perché poi più che cielo d'Alcamo, appunto ciullo d'Alcamo, la cultura, la bellezza siciliana, abbiamo tutto qui, Federico II di Svevia, Archimede, Luigi Pirandello, ciullo d'Alcamo. Come avete fatto ad arrivare ad Alfano, a Crocetta? Come avete fatto? Come avete fatto? Come avete fatto? Alfano. Il movimento viene accusato, sono quelli che no, dicono sempre no. A parte il fatto che se avessimo detto noi popolo qualche no in più a questi pezzenti negli ultimi 30 anni, forse non staremmo così, invece gli abbiamo detto troppo sì. Ma comunque noi siamo il popolo del sì, la forza politica del sì, sia il reddito di cittadinanza per dare dignità a tutti, i soldi ci sono, solo che se li rubano, sia ad asili nido e no chiaramente con i soldi dei cacciabombardieri, sia la piccola e media impresa, sia una banca che possa sviluppare, sostegna la piccola e media impresa, sia l'acqua pubblica, sia la gestione alternativa dei rifiuti, sia un piano energetico innovativo, appunto, che ci permetta di uscire dalle fonti fossili, perché investire nelle rinnovabili porta posti di lavoro, sia interventi di efficientamento energetico ai comuni, perché l'efficientamento energetico porta posti di lavoro, sì all'innalzamento delle pensioni minime
e sì al taglio delle pensioni d'oro, perché è immorale che vi siano i bini di Amato che guadagnano 70.000 euro al mese e ti dicono, però i miei sono diritti acquisiti. E perché gli esodati non hanno diritti acquisiti? I giovani siciliani che si sono fatti il mazzo all'università e non possono scappare a Londra a portare le nostre sapienze, loro non hanno diritti acquisiti. I disoccupati cinquantenni che in questo paese cosa fa un cinquantenne se perde lavoro? Entra in depressione e si compra i psicofarmaci, questo fa un cinquantenne che perde lavoro. Noi siamo altro, noi siamo un modo differente di vedere le cose, la politica che non è professione nel partecipazione, le piazze che si riempiono e non c'è un carabiniere forse dietro, vi ringrazio, arrestatene qualcuno in più per favore, non c'è, ci sono dei poliziotti, grazie, grazie. Davanti Palazzo Chigi, dove c'è il Presidente del Consiglio delle Banche, Renzi, ci sono sempre due poliziotti belli, eleganti, con delle mantelle, o d'inverno, delle belle mantelle scure, tutti precisi, che stanno lì immobili, regali, eleganti. Loro conoscono bene il Presidente del Consiglio e tutto il suo entourage di vili ricattatori come la Maria Elena Boschi, che dice qualora dovesse vincere il 5 Stelle a Torino non daremo il finanziamento di 250 milioni di euro per la città della salute. Vili ricattatori che pensano che quei quattrini siano appunto, appartengano al Partito Democratico, quando sono soldi nostri, sono dei vili ricattatori. Vi dicevo, questi poliziotti che li conoscono bene, quindi vorrebbero evitarli, stanno lì immobili, non si possono muovere, non posso dire nulla. Noi magari passiamo lì davanti, Luigi Gallo, Sant'Angelo, passiamo. Questi stanno immobili, sono poliziotti e ci fanno psss. Noi ci giriamo e loro dicono, continuate così, stiamo con voi. Te lo giuro! Ma questa è un'Italia fatta alla rovescia. Però io ho capito che quando... Guardate sta piazza, la bellezza, persone di tutte le età, anziani, ragazzini, creature sulle spalle dei genitori, una meraviglia, veramente l'Italia, la Sicilia per bene, che è la stragrande maggioranza tra l'altro di questo paese. E ripeto, non c'è un poliziotto, pochissimi. Le forze dell'ordine sanno che riempie la piazza del Movimento 5 Stelle, non c'è un incidente, la lasciamo più pulita di come l'abbiamo trovata, stanno lì dietro in disparte, tranquilli, perché qui c'è un popolo per bene. Ecco, pensate se fosse venuta qui la Boschi. Ci sarebbero stati là sopra i cecchini, i sommozzatori alla Valcamo Marina, la caccia torpediere che la portavano in navi da guerra a controllare tutto, le scorte su scorte. Però io ho capito che queste scorte non è che devono difendere la Boschi dai cittadini, devono difendere i cittadini dalla Boschi. E sono, è vero o no? Perché questa fa provvedimenti a favore dei genitori con le mandando sul lastrico tanti tanti italiani, eh? Tante persone che hanno perso tutto, magari avevano figli con una disabilità, problemi in casa, si erano messi da parte i soldi e l'informazione non li ha informati dei rischi appunto di questa obbligazione, perché poi il problema è tutto legato all'informazione, lo vedete, no? In questi giorni i giornali di destra provano a spaventare i cittadini dicendo che noi siamo fascinorosi di sinistra estrema. I giornali di sinistra dicono che noi siamo reazionari di destra, un giorno siamo fascisti, l'altro siamo comunisti, un giorno siamo bolscevichi, l'altro siamo terroristi, un giorno siamo potenziali stupratori, l'altro giorno pericolosi eversivi, ogni giorno un'etichetta, perché giocano sulla divisione del popolo, perché per loro un popolo diviso è un popolo che si può manovrare, perché mentre noi magari ci dividiamo e combattiamo e litighiamo per un tozzo di pane, per quattro briciole, e loro continuano a banchettare sulle nostre spalle, lo fanno da 40 anni, grazie magari anche ai litigi interni e alle guerre tra poveri che loro stesso spingono a combattere. Un povero contro un altro povero, io ho più bisogno di te, no, io ho più bisogno di te. E noi che ci scontriamo quando, se fossimo tutti uniti, li cacceremmo via dalle istituzioni con il voto democratico in 24 ore. Li dobbiamo cacciare via perché ci hanno impoverito, perché ci hanno reso un popolo suddito. E non siamo più sudditi di questi quattro cialtroni, siamo un popolo sovrano. Non siamo più sudditi di questi quattro cialtroni. Ci fate caso che il Movimento 5 Stelle viene ogni giorno etichettato in un modo diverso, soltanto per dividere e spaventare l'opinione pubblica, perché loro, i politicanti per professione, loro e soltanto loro sono terribilmente spaventati.
sono spaventati da alcuni appalti trasparenti, sono spaventati dalla possibilità di entrare nei comuni e verificare i bilanci, come hanno gestito i soldi di tutti gli abitanti di Alcamo negli ultimi 30 anni, dove sono andati a finire, come sono stati spesi. Hanno paura, perché sanno che noi, sapete, noi andiamo pure in televisione, io sono stato lì da Giannini, domani vado dalla Gruber, fanno sempre le stesse domande, mai che chiedo. La televisione, sapete che significa televisione? Che viene perso dal greco, televidere, vedere da lontano. Noi ci andiamo anche, però il Movimento 5 Stelle nasce per dire. Com'è? Sì, accongia ancora questa storia che vuoi ricordare. Il Movimento 5 Stelle nasce per vedere da vicino, perché noi sappiamo che nelle ultime righe dei decreti renziani c'è la fregatura, sempre così, come quando comprate un aspirapolvere che è grandissimo, c'è scritto puoi ridarlo indietro tranquillamente, poi nell'ultima riga, però se lo dai indietro devi pagare una penale da 5.000 euro. Così sono i decreti renziani, i nomi sono bellissimi, la buona scuola, il Jobs Act, Sblocca Italia, le riforme costituzionali, tutto bello, chiaro, non è che possono chiamare le leggi scuola di merda o distruzione del lavoro, no, non passerebbero, gli danno dei bei nomi. Perché tante persone si fermano al titolo, come si fermano al titolo? Magari leggendo un giornale, io rilascio un'intervista, dico delle cose, il titolo è totalmente diverso dal contenuto dell'intervista. Chiamo un giornalista, ma scusa, perché quel titolo? Non li faccio io i titoli, li fanno i titolisti, perché esiste pure questa professione, i titolisti. Ci vogliono dividere in ogni modo, appunto, perché temono le entrate di una forza politica di cittadini incensurati. Quindi un giorno per loro, a seconda della loro convenienza, siamo di destra, l'altro giorno siamo di sinistra. La Sicilia, che sta avanti, le ha buttate giù queste barriere ideologiche da tempo. Io ve ne do atto che la rivoluzione del Movimento 5 Stelle è partita dalla Sicilia, che se non aveste fatto un lavoro eccezionale voi, noi non saremmo in Parlamento. E quindi ecco il movimento di destra o di sinistra, quando vogliamo dire, diciamo, no alle sanzioni alla Russia perché colpiscono l'impresa italiana, le imprese, le agricole, siamo di destra. Quando vogliamo il reddito di cittadinanza per dare dignità a 10 milioni di poveri, siamo di sinistra. Quando vogliamo abolire l'IRAP, perché è la tassa più iniqua, più ingiusta, perché colpisce il fatturato, neanche l'utile, per cui colpisce quell'imprenditore che vuole investire magari per assumere, siamo di destra. Quando vogliamo l'acqua pubblica torniamo ad essere di sinistra. Quando diciamo stop al finanziamento pubblico ai giornali perché i giornali non devono ricevere un euro delle nostre tasse, torniamo ad essere di destra. Quando diciamo basta caccia bombardieri e più asili nido, siamo di sinistra. Quando vogliamo abolire Equitalia, perché Equitalia è un'organizzazione privata che strozza di fatto il popolo italiano, torniamo ad essere di destra. Quando vogliamo investire nella sanità pubblica siamo di sinistra, quando invece ci tagliamo gli stipendi, io soltanto metà legislatura 170.000 euro e sono soldi che mi servivano, quando non prendiamo un euro dei 42 milioni di euro che ci spettano per legge di rimborsi elettorali, in quel caso non ci catalogano, non dicono se siamo di destra o di sinistra, perché devono stare zitti, perché lo facciamo soltanto noi, così, perché siamo del Movimento 5 Stelle. Non ci facciamo più fregare da questi. E questo è un mondo fatto alla rovescia, un'Italia fatta alla rovescia. A me capita di prendere spesso, questa ultima settimana ho preso spesso la metropolitana e i mezzi pubblici, e io vado in motorino, però stavo a fare la revisione e mi era scaduta la revisione. Mi hanno beccato, onorevole, lei avrebbe la revisione scaduta? Fate quello che dovete fare, multa, tacchi, pagata, revisione. Questa settimana ho preso i mezzi e vedevo che prendevo la metropolitana a Roma, che è l'impresa a prendere la metropolitana a Roma, e le persone mi facevano di nascosto le foto, e poi vedevo le stesse foto in internet, ne so, 40.000 condizioni, guardate il Battista che prende i mezzi, mi pare una cosa normale, non anormale, una cosa normale. Quel che è normale diventa normale in questo paese, e quel che invece dovrebbe essere anormale, ovvero chiedere una raccomandazione ad un politico per un posto di lavoro che è un diritto, diventa invece una roba normale. Questo è un paese fatto alla rovescia. Se dici cazzo c'è la mafia a Roma, c'è chi si scandalizza per il cazzo. È così, perdinista, ipocrita. È vero o no? Però guardate che cosa, ma questo non è merito di Ignazio, che certo ha grandi meriti, che ha portato avanti insieme agli attivisti di Alcamo, appunto il gruppo, il meetup, Ignazio Corrao, un eccellente
parlamentare europeo che si è esteso, ha fatto una battaglia per tutelare l'olio extravergine italiano contro l'invasione di olio tunisino incredibile con il governo del Movimento 5 Stelle. Non entreranno quantità di arance marocchino, di oli tunisini. Ci mangiamo l'olio nostro e ci mangiamo le arance nostre, perché noi vogliamo tutelare i prodotti esclusivamente locali, perché crediamo nella sovranità alimentare, che è un concetto più alto della sicurezza alimentare. Sovranità alimentare significa mangiare quel che si produce e produrre quel che si mangia, così si è sovrani. E noi vogliamo costruire sovranità, sovranità politica, per quello non crediamo ai partiti, entriamo direttamente nelle istituzioni con la democrazia diretta. Sovranità alimentare, ed è possibile in questa terra dove cresce tutto. Pigli un seme in Sicilia, te ne vai e trovi la pianta. Sovranità dell'informazione, per quello ci sono i cellulari come lui. Quante persone siamo in diretta? Migliaia? 3.000 di più, 300.000 in diretta adesso, di più. Riusciamo a bypassare l'informazione. Non penso che qui i DG abbiano detto si sta questa sera con il candidato sindaco di Alto Malati, non credo, l'abbiamo fatto attraverso il passaparola, attraverso la rete. Lo vedete quanto siamo sovrani se riusciamo ad informarci da soli e non ci lasciamo infinocchiare dalla stampa di regime, da questi telegiornali che si sono trasformati in PD1, PD2, PD3. È così. Perché Renzi ha peggiorato addirittura la legge Gasparri. Cioè, oggi il nomina ai direttori delle reti RAI è di fatto il governo. Cioè, sono dipendenti del Presidente del Consiglio e a loro volta nominano i direttori dei telegiornali. Per cui il TG1, vedetelo come se fosse Drive-In, Zenith, vi prendete dei popcorn, ve li vedete e ridete a quello che dicono. Non c'è nulla di vero, nulla. Come i giornali mentono su di noi perché sanno che li toglieremo tutti i quattrini pubblici. Ma più ci fa, ormai i cittadini non ci cascano più di questo loro terrorismo. Manca solo che dicano veramente che se dovessimo vincere a Roma prosciugheremo il Tevere e venderemo il Colosseo pietra su pietra ai giapponesi. Non ci casca più nessuno, perché siamo uniti, perché ci informiamo, perché siamo sovrani. Questa è la logica enorme del movimento: rompere con l'intermediazione ed essere cittadini sovrani. Io vi ringrazio di cuore. Siamo una forza enorme, abbiamo delle proposte serie per creare lavoro. Agli scettici dico: noi vogliamo soltanto costruire lavoro, perché noi italiani vogliamo soltanto lavorare, lavorare per bene, avere una casa bella, avere un sistema sanitario, siamo tranquilli, vogliamo soltanto lavoro, non vogliamo dire sì o sì a nessuno, vogliamo soltanto i diritti e non vogliamo che alcun corrotto possa mettere mano alla Costituzione della Repubblica Italiana. E dato che siamo, e dato che siamo belli caldi con Ignazio, possiamo anche fare un bel ci teniamo, perché fa freddo, facciamo uno scirocco incredibile. Un bel chi non salta un corrotto è. Chi non salta un corrotto è. Chi non salta un corrotto è. Che meraviglia. Costui forse diventerà forse vostro dipendente al comune di Alto, il che significa che non basta votare e basta e poi dire vediamo mo che fa. No, occorre sostenerlo, perché ci sarà da aggredire alcune sacche di potere trentennali che hanno magari spolpato questa città, che potremmo cacciarle solo con il supporto popolare. E questa è una dichiarazione di enorme lealtà che vi facciamo, perché noi non trattiamo i cittadini come elettori, buoni una volta ogni 5 anni a mettere una X su una scheda, poi non so se ne so, lenzuola con decine di liste, tutto il contrario di tutto, solo il Movimento 5 Stelle c'ha quella bella lista di tutta Italia. Ecco, noi vi diciamo e vi chiediamo con estrema lealtà, io vi dico che la situazione da Roma alla Sicilia, passando per la Valle d'Aosta, Emilia Romagna e Bruxelles, è così incancrenita che non bastano soltanto dei portavoci del Movimento 5 Stelle, serve un popolo sovrano che non abbassa la testa e che quando ai portavoci del Movimento 5 Stelle serve
Un supporto popolare si fa sempre trovare pronto, perché sono organizzati, perché hanno dei sindacati dalla parte loro, e tanti sindacati in questo paese si sono venduti, i sindacati in questo paese. Si sono venduti, ci sono bravi sindacalisti, ma l'obiettivo dei pezzi grossi della CGIL non è difendere i lavoratori, ma finire in Parlamento con il Partito Democratico. Questo è l'unico obiettivo dei grandi sindacalisti. E ci sarà bisogno di darci una mano, di dare una mano a lui, che sarà il vostro dipendente, e più i cittadini di Alcamo gli faranno la giusta pressione, gli soffieranno sul collo, e più si ridurranno le possibilità di errore di Domenico all'interno del municipio. Questa è la logica del movimento, perché per tanti anni il nostro disinteresse ha permesso a questi quattro cialtroni di fare i loro porci comodi. Ci siamo disinteressati della politica e loro hanno fatto tutto quel che hanno fatto. Noi abbiamo continuato a lasciar passare le loro porcate e loro hanno continuato a passarci sopra senza sosta. Questa è la logica. Ora basta, ora abbiamo aperto gli occhi, ci siamo alzati in piedi e abbiamo capito che per non vederli più basta aprire gli occhi, basta aprire gli occhi per non vederli più. Grazie a tutti e viva il Movimento 5 Stelle. Facciamoci una foto tutti con le mani alzate, noi dal palco, tutti insieme, alziamo le mani, giratevi. Ragazzi, grazie veramente a tutti, grazie. Oh, che sta!